essere insegnante, no? O comunque a casa, forse perché non c'erano i video ancora, c'erano libri. Chi andava a scuola, non erano tutti che avevano la fortuna di andare a scuola, aveva i libri come unica maniera di conoscenza, i libri. Oggi mi è arrivata una lettera dalla Fondazione Giovanni Pascoli, perché dopo 30 anni che ho tentato di dire ho questo materiale inedito di Pascoli, sono stato costretto, parlando con un amico, sono andato a Costanzo nel 92, nel 91, diceva tutto, queste cose di Pascoli, non gliene fregava niente a nessuno, qualche professore voleva regalare, tipo, me li regali, me li dico, non riuscivo a darli a qualcuno. Oggi, trovandomi su internet, una signora che sta facendo ricerche su mio nonno, Vincenzo Muglia, che fu il primo editore italiano di Giovanni Pascoli, ma anche di Momigliano, ma anche di tanti altri. Alcuni libri li ho ristampati, alcuni di loro ce l'hanno, come Capuana, Botteri, altri no. Quindi con questo strumento, se prima era il libro, io all'inizio ho guardato con sospetto internet, però io trovo il libro grazie a internet. Quindi usato come strumento per scoprire delle cose che raramente si vedono più. La scrittura di Nino Marazzita, che forse appunto il suo sogno da piccolo, come molti meridionali, era di fare il giornalista o lo scrittore, è limpida, letteraria, fortemente letteraria e spesso poetica. Allora non leggerete un libro dove c'è l'avvocato che difende o offende, perché in ogni caso è un avvocato che si toglie la toga e diventa scrittore, non solo quando torna in famiglia a casa o a inseguire le bionde, come nel nostro caso, ma che ritorna nell'esaminare, sicuramente con passione, ma anche con freddezza, direi, c'è l'uno e c'è l'altro. Certamente il caso di Pacciani lo troverete diverso dal caso di Pasolini, dove si sente che l'autore è arrabbiato, si sente che è partecipe, quindi, però si sente anche che quando giudica il mostro come bilancia, lo giudica come anch'io posso essere un mostro, come una parte di mostro che c'è in noi e che quindi ne viene fuori. Io volevo, come spesso capita, visto che siamo fra musica e poesia, e fare un omaggio, perché ho trattato il tema in maniera poetica tanti anni fa. Mi nascondo i libri che faccio, perché ci vergogna. A volte chi fa libri se ne vergogna, perché stanno diventando. Allora, grazie appunto all'accompagnamento micidiale di Dario Perini, che mi aiuta, presento con passo, con dolcezza, poi la parola ad Antonella e quindi a Nino, per dirvi: in questo mondo atroce che vive di cervelli, io col cuore, in questo mondo ancora dove è detto in numeri umanità, e in questo tempo del terrore, io col cuore, dove si cade sotto colpi di pugnali e di contabilità, in questa terra di delitti, io col cuore, dove la vita viene pagata a tempo e la qualità a chilo, in questa terra senza più fiori, io col cuore, e ricordi in lontananza due lacrime, qualche sorriso e mangiare per strada, io col cuore, dove due persone fanno un letto matrimoniale, un bambino, una scuola, un malato, un sociologo, io col cuore ancora per quanto. Ecco, nella resistenza del nostro cuore che regge all'umana vicenda, io passo la parola leggera e leggiata a voi due. Avete una bella voce, ringrazio Dario per avermi assistito, senza musica non vivo. Senza dubbio, ma si sente? Io non sì, si sente. No, ha alzato un pochino adesso, va bene così. Ma io sono la cavia, provo il microfono all'inizio, quindi. Così sente. E comunque chi ci volesse regalare un impianto buono, come i cuscini, grazie, non c'è la signora dei cuscini, no, c'è Leandro, i cuscini, paraculo. Allora, grazie intanto a tutti quanti voi per essere intervenuti, e di nuovo uno speciale grazie, a questo punto è doveroso dirlo, perché Beppe ha fatto una presentazione di sé, come di tutti quanti noi presenti, e cercando appunto di poggiare l'attenzione sul significato di questi incontri.
non solo per amicizia, quindi storica, però mi corre proprio così l'interesse, si dice l'obbligo proprio di dire due parole su Beppe, così facciamo un po' di promozione, perché è grazie a persone come lui, dotate di grandissima sensibilità, persone che hanno basato proprio tutta la loro esistenza, quindi la loro vita, proprio sulla conoscenza, sulla cultura, intesa poi non come un elemento di distacco, quindi per ergersi chissà su quale piedistallo, ma proprio come conoscenza e cercare di essere vicini e capire le nostre radici, capire poi la gente e a sua volta trasmetterle. Infatti lui si definisce, sicuramente lo conoscete, è un poeta, uno scrittore e un libraio. A me piace utilizzare questo termine che lui spesso ha usato per definirsi, perché poi alla fine in questa definizione così semplice c'è tutta l'intensità che ci riporta poi a un immaginario storico e quindi a quella della figura dell'antico proprio libraio, un uomo di grande cultura, saggezza, che viveva proprio per il sapere in mezzo ai libri, che sapeva anche scorgere poi il genio laddove altri, poi la massa, in tempi proprio nei secoli passati non riuscivano, ecco adesso si sente, non riuscivano proprio ad individuare. Dunque Beppe come maestro della parola, parola intesa nella sua eccezione più alta, quindi come mezzo di diffusione di messaggi, diffusione di pensiero. Grazie a lui quindi ci ritroviamo a questo secondo incontro, un incontro speciale, e ci consente di attingere proprio a un patrimonio di conoscenza attraverso la partecipazione di degli ospiti, no? Che di volta in volta sono convocati, e questa sera, appunto, come Beppe ha detto, è la volta di Nino Marazzita. Quindi Nino Marazzita poi per me è un duplice piacere, perché è veramente un grandissimo amico, di anche lui di lunga data. Io ho sempre 80 anni, ce n'ho 80, ce n'ho 142. Esatto, facciamo i parametri. E quindi sono felicissima, insomma, perché in genere abbiamo sempre parlato, no, di tante cose. E Nino Marazzita, dunque, avvocato, e direi anche qui, adesso riprendo il discorso che ha fatto prima Beppe, perché lui ha detto che in te c'era la passione forse del giornalista e dello scrittore. E io invece quello che voglio aggiungere è che poi tutto sommato, come si suol dire, un coup de théâtre, perché è magistrale, poi tutto sommato, anche se andiamo a parlare di casi che insomma tutto ci fanno tranne che ridere, però l'abilità di un avvocato a livello tuo è proprio quella di, non voglio, forse è bruttissimo usare il termine di attore, però c'è una forma, no, molto magistrale nel proporre in sede di dibattimento, giusto? Quindi insomma, no? Quindi per certi versi una vena artistica sottile, ma emerge, viene fuori. Dunque, il libro che trattiamo appunto è questo, L'avvocato dei diavoli, e io voglio partire proprio da questo titolo che è emblematico, non è un titolo messo così a caso. Avvocato dei diavoli, innanzitutto, è l'appellativo che è stato dato all'avvocato Marazzita proprio in funzione dei casi così efferati compiuti dai suoi assistiti. Quindi chi non altro se il diavolo soltanto, no? poteva fare o può muovere, come dire, la mano dell'omicida. Però poi alla fine noi diciamo che non è un semplice appellativo, perché ad oggi in tutti i casi che vediamo, in fondo la televisione, le pagine dei giornali, cioè sono intrise, come dire, di inchiostro, piene di parole, ma piene di sangue. E quanti di noi scuotiamo la testa, giustamente, come ultimamente, no? Riparliamo del caso di Meredith, quello che è accaduto, come tanti altri, quindi cioè, dentro di noi diciamo, che cos'è che ha mosso, cioè cosa c'era nella mente,
di questa persona, perché ha fatto questo. Quindi a fare l'associazione con il diavolo facciamo subito, cioè è come proprio un'equazione semplicissima. Ora c'è una sostanziale differenza ovviamente tra quello che può essere il fenomeno del satanismo a quello che invece poi sono, come dire, no, l'espressione di istinti repressi, perché il satanismo appunto è una, sappiamo che è una forma di idolatria, no? Cioè di vedere la figura di Satano come fosse appunto un dio, insomma, quindi una divinità. Mentre in questo caso rubo a Freud, quindi a uno dei padri della psicanalisi, l'espressione di dire i demoni sono praticamente gli istinti repressi che abitano all'interno di noi. E qui puntiamo il dito, cominciamo a entrare nel vivo della questione. Perché? Perché il male abita in ognuno di noi. Forse magari non faremo abbastanza, no? Per cercare di combatterlo. E proprio per questo però dobbiamo anche dire che se ci soffermiamo su questo, possiamo anche dire che ognuno di noi può essere un potenziale killer, ognuno di noi in qualche modo, e tante volte si delineano dei profili che sono sconcertanti, perché spesso ci sono persone che sono apparentemente normali, no? Quante volte vediamo le interviste, poi i parenti, amici che dicono: ma come, una persona che non, cioè, è totalmente semplice, eppure insomma capace di fare, di compiere un atroce delitto. Pensate, tra l'altro, un'altra cosa, c'è un sottile, io tra l'altro aggiungo anche questo, metterei un confine che a volte non è una linea di confine, che a certe volte non è così netta, tra lo spirito demoniaco che emerge in un omicida e la persona che magari, non lo so, forse per la disperazione arriva a compiere, no? Un atto, come può essere il caso di Marco Caruso, il giovane che il caso di parricidio, giusto? No? Quindi, che poi magari andiamo a citare. Entriamo quindi nel vivo del libro. Uno dei casi, tra i tanti casi, qui è trattato il caso di Pacciani, che ha detto appunto Beppe, il caso Aldo Moro, Donato Bilancia, Pierpaolo Pasolini, Michele Profeta, ce ne sono veramente diversi, interessanti e inquietanti. Tra questi io adesso mi soffermo, ce ne sono due in particolar modo. Uno è il caso di Tullio Brigida, che trovo veramente raccapricciante. Parliamo di anno 1993, località Santa Marinella, quindi nei dintorni di Roma. Un uomo che prova un odio, non lo so, non riesco a trovare una definizione per quest'odio, perché è talmente grande verso la moglie, colpevole di averlo lasciato. Ma non solo per questo, la moglie Stefania Adami lascia Tullio Brigida perché non ce la fa più per le violenze, i soprusi, è esasperata, quindi decide di mettersi, cioè prende posizione, si stacca e cerca anche di difendere i suoi figli. E Tullio Brigida cosa fa? La vuole punire a tutti i costi e quindi non uccide lei, ma la uccide dentro principalmente. E lì scatta un piano veramente diabolico, perché vuole arrivare ad uccidere, arriva ad uccidere i tre figli, quindi cosa che uno dice come si fa, no? Cioè voglio dire, arrivare ad ammazzare dei bambini, i propri figli. E addirittura architettando il piano sin dall'inizio. Allora io prendo, ho voluto così, non ho fatto appunti perché poi ho sottolineato alcuni passaggi che li trovo anche importanti. Qui ad esempio si dice appunto: Brigida inscenò un gioco diabolico che durò 16 mesi, un periodo vissuto da Stefania come un incubo devastante, quindi Stefania la moglie, fatto di angosce, di false speranze che si dileguarono per sempre il giorno in cui il marito indicò il luogo dove erano sepolti i tre figli, Laura di 13 anni, Armandino di 8 e Luciana di 2. Lui addirittura, per
per fare questo aveva inscenato una situazione attacco, no, su di sé, perché si era ferita una gamba, quindi inizialmente gli inquirenti avevano pensato ad un regolamento di conti, quindi qualcuno, perché hanno fatto i collegamenti, quindi dice, evidentemente qualcuno voleva ferire lui e quindi poi da lui è passato ai figli, giusto? Questo è, quindi correggimi se, se esatto, anche perché insomma sto leggendo poi da qua, per cui si era ferito alle gambe, esatto. Per cui ha continuato, no? Quindi a lungo, per quanto tempo ha portato avanti questo... 16 mesi, tanti mesi. Esatto. Ma mi spieghi poi, dici che cosa, tu qui definisci lui veramente diabolico, ecco, tra tante cose io ho letto nelle pagine, no? Dai tanti casi, però di lui hai dato un'espressione quasi... come dire, sei... Guarda, te lo dico io, era un misto di malvagità, di grossolana astuzia e di follia, con un guizzo di orribile soddisfazione, perché lo scopo di distruggere la moglie era stato raggiunto, cioè lui godeva nel vedere la moglie soffrire, e infatti non diceva assolutamente agli inquirenti, non diceva a nessuno che aveva ucciso i figli, anzi a un certo punto diceva che i bambini erano stati portati altrove, all'estero, quindi che erano stati nascosti, che stavano bene, no? Giusto? Però tu avevi intuito da subito, mi pare, vero? Sì. Così ricordi questo, no? Sì, ricordo bene. Ma Nino, come ci si rapporta? Allora, dimmi, perché qui c'è stato anche un caso da parte tua, come dire, di coscienza, rinuncia, esatto. No, ma non è stato, posso parlare? Come no? Finisco questo, poi cerco di... Non si sente? Sì, 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 si sente. La migliore, guarda, la voce forte. Ma diciamo, Brigida è il caso che io ho trattato nel minor tempo possibile, perché io conoscevo la leggenda di Brigida attraverso i giornali, attraverso le trasmissioni televisive. Brigida, dopo aver nominato una serie di avvocati, ha nominato me. Ed io andai a trovarlo a Re Bibbia e ebbi con lui un discorso che è durato 30-40 minuti. Le prime parole che mi disse, dice, guardi, ho nominato lei perché lei, non so, è un bravo avvocato, sono le banalità che si dicono. Dice, però io voglio darle una dimostrazione di lealtà. Io le prometto che le consegnerò i miei figli in mano nel giro di 15 giorni. Dico, perché non me li consegna subito, visto che è questo? In realtà lui prendeva tempo perché credo che aspirasse ad una, come dire, ad una abbindolare l'avvocato perché l'avvocato renda di più nel processo, che era un sistema da stupido, da persona molto poco intelligente come realmente Brigida è. In poche parole io capì che i figli erano morti da una serie di tranelli che solo un avvocato che fa il mio mestiere da decenni può immediatamente scogitare, domande, controdomande, trabocchetti, prima si fa rilassare la persona con cui si parla, poi gli si fa la domandina, quella importante, quella giusta nel momento in cui meno se l'aspetta. Io in poche parole mi resi conto nel primo colloquio che lui aveva ucciso già i figli. Voglio approfondire la cosa perché le certezze sono soltanto degli stupidi, comunque avevo il dubbio, ho voluto sviluppare il dubbio. Lui non resse più di 3-4 colloqui, in sostanza. Io capii che avevo ucciso i figli e quindi rinunciai immediatamente al mandato. Prima parlavo con Antonella mi diceva, hai rinunciato perché per l'efferatezza del caso, ma nessun penalista rinuncia ad un caso perché il caso è efferato, perché nessuno è indifendibile, tutti sono assolutamente difendibili. Io qualche volta a sollecitazioni di amici, di giornalisti, di ragazzi, per esempio poco tempo fa al Festival di Giffoni c'erano migliaia, 2-3 mila ragazze che mi chiedevano cose sulla mia carriera di avvocato, e mi dissero chi sono le persone che avresti voluto difendere e che non hai potuto difendere per questioni di tempi, di età. Ma io disse, avrei voluto difendere Hitler, Eichmann, Stalin. Ma perché un viaggio nella mente di queste persone che hanno devastato il mondo è una delle avventure più entusiasmanti e più significative
che ti riempiono il cuore, la vita, l'intelligenza, l'intelletto, questo è. Io non difendo, non ho difeso Brigida perché era uno stupido, perché era una persona che non riusciva a stabilire un rapporto di fiducia con me, cosa che poi in seguito non fece neppure Bilancia. Io Bilancia lo assistetti fino a un certo punto, lo lasciai quando Bilancia pretendeva di nominare lui i suoi periti psichiatri. Io avevo preso dei contatti con dei seguaci di Lacan a Parigi, perché volevo che in Italia finisse il rituale macabro, scusatemi l'eccesso del vocabolo che ho scelto, il rituale che il caso è eclatante, la gente si spaventa, i magistrati cercano di dare risposte non attraverso lo stato di diritto e l'interpretazione delle norme, ma danno risposte direttamente al paese come se fossero dei politici. E allora per Bilancia è inevitabile l'ergastolo, e allora all'ergastolo si arriva attraverso una perizia psichiatrica che compiace il magistrato, cioè deve dire che lui è capace di intendere e di volere, completamente capace di intendere e di volere, perché deve avere la pena dell'ergastolo, perché così si placa la gente. Non si riesce a far capire, io nella mia vita mi sono impegnato, nella mia vita professionale, a far capire questo, che il delitto spesso ha delle connotazioni di efferatezza unica. Basta pensare a un bambino che viene ucciso, violato e spesso tagliato a pezzi. Io ho fatto un processo di cui non ho parlato io, si è parlato poco sui giornali, di un bambino che è stato violato da alcune persone molto anziane, da pedofili, e poi fu ritrovato dopo tanto tempo tagliato a pezzi. Io difesi il quarto imputato, che era stato condannato come gli altri tre all'ergastolo, lo difesi in Cassazione, perché mi resi conto che il quarto non c'entrava niente, cioè si era voluto dare una risposta al paese, alla gente, all'attesa non di giustizia, all'attesa di una sentenza che è una sentenza di ferocia spesso. Allora c'erano tre colpevoli e un innocente. Io difesi l'innocente, in Cassazione fu assolto, fu annullata la sentenza di condanna all'ergastolo, e credo fu fatta una cosa molto importante, molto civile, molto avanzata, da Stato di diritto, da Stato evoluto, perché il processo deve avere un punto di forza, che è l'equità e l'equilibrio. E il processo non deve rispondere alle paure della gente, alle rimozioni della gente, deve rispondere in uno stato di diritto ad una corretta applicazione delle norme. In questo momento c'è uno slogan che va di moda, in questo momento in cui se l'avvocatura piange, se la giustizia è a pezzi, certamente il Parlamento non ride, parliamoci chiaro. Adesso quando voi sentite un politico che davanti a un caso efferato, ma non c'è bisogno del caso efferato, pensate quanti omicidi colposi vengono commessi con le automobili da persone che sono sotto l'effetto di stupefacenti o di alcol. Beh, allora i politici vanno in televisione e finisce poi lì, vanno in televisione e poi non succede niente, vanno a porta poi non succede niente, poi vanno tutti a cena, vanno tutti a pranzo, in Parlamento di quei problemi di cui si parla malamente a porta, in Parlamento non se ne parla più, però vanno a porta e dicono la certezza della pena, la certezza della pena non vuol dire niente, guardate che cadete tutti in un inganno terribile. La civiltà giuridica, il livello di civiltà giuridica si misura non dalla certezza della pena, si misura dalla certezza della prova, cioè si deve mandare in carcere il vero colpevole. A che serve una pena certa da scontare fino in fondo contro il dettato della Costituzione? Poi vi dirò brevemente perché. Quando si manda in galera una persona innocente, quindi è appagato l'istinto più bestiale, più incolto, più di retroguardia culturalmente parlando del cittadino, e basta. La pena non può essere certa per un principio di civiltà. Noi abbiamo una Costituzione che vuole, sottolineo vuole, impone che la pena sia per metà afflittiva, semplifico, e per metà sia una pena di recupero.
come può essere certa una pena se dopo un determinato numero di anni deve scattare il momento del recupero? Io compio un reato efferato, un reato di qualunque tipo, un reato di impeto, un reato passionale, un reato perché perdo quel controllo di cui parlava Antonella, perché i miei spiriti repressi, il mio equilibrio represso c'ha un cortocircuito e io uccido, magari sotto la spinta di una provocazione. Allora io vado in carcere, è giusto che vada in carcere, sconto una determinata pena, da quel momento a un certo punto però deve scattare il recupero, e questo è previsto dalle norme del codice penale, di procedura penale, e soprattutto, ripeto, dalla carta costituzionale. Quindi la pena certa non ha senso. Quando i politici vi dicono certezza della pena, vi dicono qualcosa che è suggestivo, banale, incolto, stupido. Il problema italiano non è la certezza della pena. Quando, vi ripeto, il problema vero è la certezza della prova. Condannare qualcuno senza prova è un delitto, paragonabile a un crimine di quelli che si leggono, non dico nel mio libro. Ma questo scusa, perché c'è il riferimento che abbiamo fatto prima, cioè non c'è più l'indagine investigativa? Sì. Anche per questo, perché il magistrato non ha... Non... Al fondo c'è anche questo, l'indagine investigativa. Il crimine che cosa crea? Un allarme sociale. Il problema del legislatore intelligente, parlo di quelli di Berlino, di chi insomma, non mi sento di... Non c'ho un riferimento in Italia se parlo di un legislatore intelligente. Il legislatore intelligente cerca di velocizzare il problema, il processo in un modo tale per cui oggi succede il fatto efferato. Efferato, ripeto, non deve essere soltanto efferato. Chi guida ubriaco e uccide 11 persone, ferisce 11 persone o ne uccide 3, come è capitato. Sì, ecco, c'è bisogno di un processo celere e immediato. Allarme sociale, riparazione dell'allarme sociale. Questo è il vero problema. La certezza della pena, tutte parole. Scusatemi se uso un vocabolo retro, mi pare che non si può più dire, fascistoide. Non so se si può dire, mi pare che è stato abolito. È abolito. Mi pare che uno sia. Adesso volevo adesso sono tanti termini. Volevo riprendere poi il discorso del libro. Del libro, sì. Dunque, io per la verità, come tutti gli esseri umani, non sono immune da forme di vanità. Soltanto che io da piccolo non avevo mai capito qual era la mia strada, perché avevo questo grande problema. C'era mio padre che in Calabria faceva l'avvocato penalista, aveva un grande successo. Poi, siccome era stato 5 anni in carcere, non perché rubava, ma perché era un socialista, ma era un socialista che non rubava, era un socialista che si contrapponeva al fascismo, e quindi è stato giudicato dal Tribunale Speciale e condannato a una pena enorme, poi ne ha scontati 5 anni ed è uscito quando è caduto il fascismo. Quindi io non volevo fare l'avvocato e non volevo fare la politica. Io avevo un pallino. Cominciavo ad avere un pallino, che era quello del regista. Mi iscrissi a Centro Sperimentale, mi pare che lo dico, sono un po' confuso sul libro, prima guardavo l'indice, perché sto facendo l'avvocato dei diavoli 2, perché adesso la Rizzoli vuole che io parli del processo dei fondi neri del SISDE, che è un processo, con i fondi neri del SISDE, ho scoperchiato una pentola, per cui Mani Pulite è un giocherello da ragazzi, è un gioco di Monopoli. Cioè, quello era molto più grave, terribile, all'interno del cuore dello Stato, dove c'erano ministri degli interni che si chiamavano Scalfaro, dove c'erano uomini di primore, il capo della polizia, dove c'era Mancino. Liberazione lo scrisse, dice che era un pazzo, perché dice, in Italia c'è un avvocato che si chiama Marazzita che ha fatto dei processi importanti, però adesso abbiamo scoperto che è un pazzo, perché riesce a contrapporsi contro il capo dello Stato, il capo della polizia e il ministro degli interni. E invece poi, voglio dire, non è che ci voglia molto coraggio, ci vuole il coraggio della verità. Adesso, senza dirvi banalità, la verità è rivoluzionaria, come dice Marx. La verità è la verità, e bisogna dirla. E la verità paga sempre, questo è la chiave meravigliosa. Tornando a me, scusatemi, poi volo, sorvolo su abbiamo di me. Abbiamo saltato la parte psicologica.
Io volevo fare. C'è il viaggio, no? Nella profondità dell'anima e nella mente proprio. Ma voi non avete idea, attraverso, se per esempio quello sciocco di bilancia mi avesse permesso ai seguaci di Lacan di studiare la sua mente, ma voi non avete idea quale forma di psichiatria nuova e avanzata sarebbe venuta fuori. Adesso la nostra psichiatria si ferma ad assecondare i magistrati. È un momento di stasi della psichiatria italiana. Io vi dico una cosa, è bello cambiare sempre discorso, cambiare argomenti, perché non ci stanno poi conseguenzialità continue. Quando si parla è come quello che si fa nella vita. Si prende un buon cibo, poi si legge un buon libro, poi si fa l'amore, poi si guarda i nipoti, voglio l'amore. Dire. Leggermente. Sì, adesso non so cosa sia, poi approfondire. Allora volevo dire questo: io ho fatto questo libro, ho scritto questo libro senza assecondando quella vanità di cui vi parlavo prima. E assecondando quella vanità di cui vi parlavo prima, avevo fatto il giornalista, avevo diretto una rivista. E poi un grande avvocato che si chiamava Giuseppe Soggio, insieme a mio padre, mi abbindolarono, mi fecero fare dei processi in corte d'assise, processi d'omicidio, e io mi appassionai. E soprattutto poi scoprì una cosa meravigliosa, che facendo dei processi io guadagnavo tanti soldi. E quindi mi liberavo da mio padre, mi liberavo ovviamente da Soggio, e cominciai a fare questo mestiere. Poi ho scoperto, e qui ha ragione Antonella, che fare la regia in una finzione, in un film, in una storia che deve essere filmata, è lo stesso di una regia, ma quella è più importante, che si fa in corte d'assise. Che cosa si fa in corte d'assise? Si deve fare un'abile regia perché si deve sfruttare un'atmosfera se l'atmosfera è favorevole, si deve contrastare un'atmosfera contraria. E qui ci vuole una grande abilità, ci vuole molta psicologia, ci vuole anche il colpo di teatro. Esatto. Se mi permettete, poi non mi cito più. Io oggi ho fatto un processo che era di una, come possiamo dire noi penalisti, insomma abituati, era di una banalità sconcertante. Un genero è, chi è l'altro? Il suocero, mi pare, no? Il contrapposizione. Suocero e genero si mettono una domenica a discutono su come si deve fare una colonnina. Sono due persone per bene, come si usa dire, ma veramente per bene. Uno è un operaio, l'altro è un muratore. Uno è un muratore e uno è un falegname. E cominciano a discutere su questa colonnina. Allora, dalla diversità di pareri su come si fa una colonnina, arrivano le prime parolacce: sei un cretino, non capisci niente, sei uno stesso, cominciano a bere, avevano bevuto già tanto. A un certo punto il genero tira una bottiglia sulla testa del suocero, il suocero entra in casa, aveva un vecchio fucile da caccia che non aveva mai usato, esce e gli spara. Processo più semplice di questo non esiste, però è un processo che è aggravato dai motivi futili, per cui si può prendere l'ergastolo. Stamattina il pubblico ministero mi ha chiesto l'ergastolo. Io ho cercato poi di approfondire la storia. Allora, intanto si partiva dalla bottigliata. Una bottigliata significa la provocazione. Intanto si trattava di un uomo, il suocero che difendevo, di 64 anni, incensurato, lavoratore, dedito alla famiglia, attenuanti generiche. Motivi futili. I motivi futili aveva capito male il pubblico ministero, era giovane, inesperto. La futilità del motivo era nella discussione, non nel comportamento. Il comportamento era una reazione ad una provocazione. Morale della favola, 12 anni. Ecco perché dico, il processo penale offre un motivo di riflessione per capire i comportamenti umani, che è assolutamente unico. Allora, farlo in una corte d'assise o farlo in uno studio cinematografico è la stessa cosa, con la differenza che una è finzione, l'altra è spesso terribile realtà. Però siccome perdo il filo, perché intanto adesso è una certa età, perché se Antonella è arrivata a 90 anni, immaginate la cosa. No, volevo dire questo: io stasera mi trovo a mio agio per un fatto molto semplice.
io non riesco a vivere senza pensare al momento storico nel quale io vivo, il momento storico quotidiano della mia vita. A me non mi importa poi tanto dell'avvocato, se faccio lo scrittore, non ho capito poi se faccio l'avvocato o lo scrittore. Come avvocato credo di aver fatto tanto e quindi c'è, comincia a essere... Io aggiungo anche l'uomo mondano un pochettino. Sì, ma anche quello va. Esatto. Ci mettiamo le citazioni di Shakespeare, anche dell'amore per la poesia. No, volevo dire questo. Un uomo completo, diciamo. Come? La regia? La regia, sì. Beh, sono entrato, ho fatto il concorso, sono entrato tra i primi 10, sono entrato terzo, c'era Umberto Lucci, c'erano diciamo molti... registi importanti, che fanno, qualcuno di questi ha vinto anche l'Oscar, che sono rimasti miei amici e adesso sono l'avvocato di e non più il collega di. No, volevo dire questo, io ho fatto questo libro, è molto gratificante per le nostre vanità quando si presenta, perché poi la Rizzoli, e in questo caso lo dicevamo prima, anche Mondadori ormai. Hai scritto bene la tua sì, biografia, no, scritto in poche pagine, la tua biografia sì. È esemplare, è una delle cose che mi è piaciuta. Ma sai, adesso non so se è scritto bene o male, io l'ho scritto con una tale facilità, con una tale semplicità, sì, sì, per esatto. Cui cioè, io lo leggevo, dico, beh, io lo capisco, spero che esatto. Lo capiscano anche gli altri. Semplicità non significa mancanza di no. Profondità, no, no, certe no. Cose che sono scomparse, che è un, quasi un Terzani quando sì. Racconta la sua vita, no? Sì. E quando tu racconti la tua, uno toscano. Uno calabrese, è molto importante questo quadro della famiglia, delle sì. Donne della famiglia, delle cose che non esistono più. Sì, io beh, non ne ho parlato hanno iniziato sei donne. Io voglio sempre non raccontare mai tutto il libro, così la curiosità. Ma è un libro che contiene le poesie di Shakespeare, a ogni capito. Un libro vorrei specificare anche come avvocati televisivi, questo è importante. Sembrerebbe solo l'avvocato del diavolo, sembrerebbe solo quello dalla parte degli assassini. E no, cari miei, perché una vita che sta, una vita, tanti anni che si sta occupando del caso di Aldo Moro e di quello di Pasolini. Ogni volta che può fare riaprire questi processi, ecco lì non è dalla parte dell'assassino, nel senso, non difende, difende la parte civile, difende la figlia di... la moglie, la figlia. La moglie, la moglie. Cioè ce l'ha qui, credo, credo. Forse alla fine di questo farei. Sì, no, io ingoio, sono un buon certo, masticatore. No, no, perché a volte si confonde l'avvocato che difende solo gli assassini. L'avvocato che difende. No, se volete sapere perché il titolo è nato così, perché Panorama, gente oggi, scrissero che ero l'avvocato dei diavoli in un momento in cui mi occupavo. No, no, mi occupavo contemporaneamente di. Alivebbia Sanì, che era il pastore macedone che aveva violato due donne e ucciso, tentato di violare una terza e non era riuscito a ucciderla. Poi c'era Michele Profeta, poi c'era Bilancia e poi c'era... Ciceo era anche periodo... No, questo era... Difendevo, insomma erano tutti serial killer e quindi fecero degli articoli su di me, c'era l'avvocato dei diavoli. Poi la Rizzoli si incuriosì e mi disse perché non facciamo un libro, abbiamo fatto lì, adesso si sono diciamo, abituati male, adesso mi chiedono il secondo libro perché sanno che nel altro gruppo di processi di cui sto cominciando a trattare c'è questo dei fondi neri del SISDE che è un processo terribile dove naturalmente la verità viene negata agli italiani. Beppe parlava del caso Moro. Il caso Moro, quello che si conosce dai processi e dai giornali, è una favola, è un racconto così per bambini, non, quasi nel settore dei bambini. Il caso Moro non si può non inquadrare nella strategia della tensione. Il caso Moro comincia con la strage di Piazza Fontana e da quel momento in Italia accadono delle cose terribili e delle cose soprattutto incomprensibili. Allora bisognerebbe che parlassero i vari Cossiga, che parlassero i vari Andreotti. Cossiga ormai nelle mani di Vespa e nelle mani di altri giornalisti è diventato una specie di marionetta. Lo chiamano presidente emerito, in realtà dice delle cose terribili. Adesso ha immaginato qualche giorno fa uno scenario dando consigli a Manganelli, al capo della polizia, dicendogli adesso stai fermo perché tanto prima o poi un poliziotto ucciderà una ragazza perché gli torna in mente Lamasi e poi vedrai, insomma, poi tutto si esaspererà. È demenza senile? Probabilmente sì, ma prima non lo era perché io, diciamo, sono un garantista, quindi per me io faccio di tutto per fare uscire dal carcere la gente.
paradossalmente qualche volta ho detto, stupendo molto chi mi sta ad ascoltare, sapeste quanto è bello far uscire un colpevole dal carcere? Perché io faccio l'avvocato, negli altri luoghi comuni ogni tanto mi dicono ma non ti rimorde la coscienza? La mia coscienza si rimorde, si ribella quando io non faccio il mio lavoro compiutamente, quando io non difendo bene fino in fondo, fino all'ultimo respiro, una persona che devo proteggere e tutelare. Mi rimorde se sbaglio. Quando io lo difendo bene non mi rimorde per niente, perché c'è un pubblico ministero che fa esattamente il contrario di quello che faccio io. E da questa dialettica nasce l'equilibrio che deve essere però stabilito con una sentenza da un giudice che decide. È la coscienza del giudice che decide che deve ribellarsi se la sentenza non è giusta. Io stavo pensando a Genova, chissà se in questo momento c'è una coscienza che ribolle, per esempio. Ma l'avvocato che ha difeso, se ha difeso bene, questa notte dorme sogni tranquilli. Il pubblico ministero, se ha saputo fare il suo lavoro, dorme tranquillamente. Non so se quei magistrati dormono altrettanto tranquillamente. Ma se lei se sa che è colpevole, mi piace moltissimo. Se mi fai domande, se lei sa che è colpevole il cliente che difende, è contento uguale? Sì, no, io spessissimo so che è colpevole. No, è molto semplice. Non è che il cliente, ognuno si immagina che il cliente venga da me e mi dice: guardi avvocato, io sono quel feroce assassino e stupratore di bambini di cui ha letto sul giornale e lei mi deve difendere facendomi assolvere. Il cliente viene da me dicendomi: ho commesso un omicidio perché hanno violato mia figlia, ho commesso un omicidio perché in un momento di bisogno ho cercato di rubare un Rolex, questa persona se ne è accorta e ho perso la testa e gli ho sparato. Voglio dire, c'è sempre una ragione. La difesa non può prescindere da un approfondimento della ragione. Se non si capisce questo, se non si capisce l'essere umano con la sua psicologia e se non si analizza quel comportamento nel dettaglio. A me è capitato una sola volta e io ho avuto i brividi, ma perché ero un giovane avvocato, oggi l'avrei superato in modo diverso. Io ero un avvocato, mi ricordo, avevo 29 anni perché era il giorno del mio compleanno. Era il 2 aprile di un secolo e mezzo fa. Era il 2 aprile, io avevo fretta di andare a casa e mi aspettavano per la torta con poche candeline. E erano le 3:30 e difendevo accanitamente in un processo banalissimo. E alle 3:30 al vecchio palazzo di giustizia, il cosiddetto palazzaccio dove era il tribunale, c'era un signore che mi è rimasto impresso perché io naturalmente non è che vado all'estetica, insomma questo qua aveva una faccia particolarmente brutta e feroce. E sì, no, perché poi era pieno di brufoli, insomma una persona un po' ripugnante. Io mi vergogno quando penso queste cose, però lo guardavo, era l'unico poi tra il pubblico. Questo mi aspetta la sentenza, io vedo che mi segue e mi dice: avvocato, ha letto sul giornale quello che è successo ieri? Insomma, era stato stuprato e ucciso un bambino. Era l'unica volta che mi è capitato. Questo dice: sono io l'autore. Se lei mi riceve in studio, io glielo dimostro. Lui è venuto in studio, mi ha dato delle prove inconfutabili. E dico: beh, ma da me che vuole? Dice: lei è un cavallo di razza. Lei sarà un grande avvocato. Se io verrò preso, la nominerò. Se io verrò arrestato, se qualcuno... Però non mi scopriranno. Io restai, perché ero troppo giovane, troppo inesperto, troppo ingenuo, troppo romantico, non so che. Io ho vissuto qualche anno nell'incubo che suonasse il campanello e davanti a me si presentasse questa terribile faccia per dirmi: mi hanno arrestato, mi stanno arrestando, cioè carabinieri alle spalle. Adesso subito finisco questo e le do. E dopo un anno... questo signore si chiamava, lo posso dire perché non violo nessun segreto, si chiamava Martiradonna, il nome era anche, era un bambino, ma comunque. Beh, io lessi su un articoletto di un giornale che un pirata della strada, vedete che anche i pirati della strada spesso sono benemeriti, avevano ucciso un signore che si chiamava Martiradonna, col nome, coincideva anche il nome. Adesso non me lo ricordo, ma coincide. Beh, io andai all'obitorio, mi precipitai, all'obitorio me lo tirarono fuori
e vidi questa terrificante faccia e la mia coscienza si acquietò. Quindi ecco, per rispondere alla domanda, cioè è l'unico caso per esempio di tutta la mia vita. Poi ci sono dei casi in cui io capisco che forse difendo un colpevole, però gli elementi che mi dà e quegli elementi che ci sono... una forma di competizione anche nei confronti del giudice o del cliente o di... No, un cliente, forma che, di un cliente che ti sfida è difficile, no? È un cliente che cerca spesso di imbrogliarti credendo di motivarti di più. Ma io c'ho spesso quello che mi capita più spesso, insomma non è poi così frequente, ogni tanto mi capita, viene qualcuno, io sono un attento lettore, anche involontario dei casi, preferisco leggere la parte culturale dei giornali, la parte che riguarda i film e così via, però poi non è che mi sfugge l'omicidio, no, ogni tanto mi capita questo, che leggo che è di un omicidio, viene qualcuno e mi dice: avvocato, mi chiede un appuntamento urgente, assolutamente non ci sono problemi, devo parlare con l'avvocato. Poi vengono e mi raccontano quel fatto che io ho letto, magari in un modo diverso, in un modo deformato, più accattivante, più sulla difensiva. E poi mi dicono: perché questo mio cugino proprio è uno che ha perso la testa, è sciagurato, insomma. Io capisco che non si tratta del cugino, che si tratta di lui stesso, eccetera. E allora lo sto a sentire, poi interrompo la conversazione, dico: va bene, per oggi basta, insomma, ho capito tante cose di questa vicenda che riguarda il suo cugino. E come faccio sempre per buona educazione, accompagno tutti fino alla porta di uscita. All'uscita poi io lo richiamo, dico: senta, dimenticavo una cosa, la prossima volta non mi racconti più la favola del suo cugino, perché è assolutamente improprio e banale. Mi voleva fare una domanda? Era più che altro una curiosità. Sì. Quando intuisce, come sarà sicuramente capitato diverse volte nella sua carriera, che ha di fronte un soggetto palesemente colpevole, un avvocato, io faccio tutt'altro lavoro ovviamente, tratto l'informatica, sono estremamente ignorante in materia, un avvocato non avrebbe quasi l'obbligo di, invece di difenderlo, denunciarlo? No, mi violerei, mi cancellerebbero immediatamente dall'altro. La persona che le si è presentato quando era giovanissimo, le ha detto: sono io. Me lo dice nel mio studio, nel segreto professionale. Mi avrebbero mandato via, forse avrebbero risolto tanti problemi, mi avrebbero mandato via dall'albo credo a 29 anni, mi sarebbe dispiaciuto un po'. Questo è il controsesso che io ho sempre, diciamo, trovato. No, l'avvocato ha l'obbligo di mantenere il segreto. Se una persona si palesemente si mostra, diciamo, di fronte a lei e dice: io sono l'assassino di, per esempio, ho fatto questo terribile misfatto, ho stuprato un bambino, e lei l'aveva ucciso e l'aveva tagliato a pezzi. Me l'ha detto nel segreto professionale, è come il prete. Sono d'accordo con lei, come il prete. Anche il prete non può farlo. No, c'è stato un prete. C'è stato un prete adesso. Ho letto un caso su un giornale di un prete che aveva assistito ad un delitto. E questo signore che aveva ucciso si è recato in parrocchia e si è confessato, credendo di neutralizzare il prete. E così è stato. Hanno sbagliato i magistrati, perché il prete era stato un testimone, quindi non era il custode di un segreto confessionale. Eppure in questo caso hanno ritenuto che non doveva testimoniare. Eccomi. Allora, un'altra curiosità. In una società multimediale come questa di oggi, con internet e giornale, quanto pesa lo sbatti il mostro in prima pagina? Cioè... per spiegarmi, la notizia lanciata sul giornale che quello è il colpevole, nella gente crea un mostro. Sì. Come se ne esce fuori da questo? Ma diciamo, io ho avuto la fortuna di fare, o l'avventura, non so come definita, di fare molti processi che hanno avuto grande rilievo mediatico, è ovvio, Pasolini, Circeo, Bacciano. Diciamo, la difesa deve essere una difesa all'interno del processo e poi una difesa mediatica. Se l'avvocato riesce con intelligenza a armonizzare le due cose. Io ho scritto un libro che domani, ho scritto una postfazione che è praticamente, che è la metà del libro su casi risolti.
e mi è stato chiesto un giudizio, un parere sul caso Cogne. E io dissi questo: il caso Cogne è un caso che mediaticamente ha raggiunto un po' i vertici, ha fatto fibrillare il paese. Nel caso Cogne andava impostata una difesa in un modo diverso. Io vengo sollecitato a criticare l'avvocato Taormina, che è stato il difensore, il secondo difensore. E io questo non cado nel tranello, però dico come avrei difeso io. E cito anche dei casi in cui dei personaggi come Pacciani, che erano personaggi odiosi, perché Pacciani aveva violato le due figlie e poi aveva fatto un omicidio che però non era un omicidio efferato, come dicevano i giornali, era un omicidio d'impeto, d'onore. Pacciani aveva una storia d'amore con una contadinella, la contadinella stava facendo l'amore con un altro, Pacciani è passato, la ragazza si è vista scoperta e ha cominciato a gridare: Pietro, Pietro, mi sta violentando, vieni, aiutami. E lui gli diede una coltellata, insomma questo. Sulla base di questo, lui fu scelto dalla Procura di Firenze, in particolare dal procuratore Vigna, fu scelto attraverso uno screening, cioè presero Pacciani e 28 persone che si erano macchiate di omicidio e stabilirono i tempi in cui erano avvenuti gli efferati, i delitti, con le scissioni di Pube e Seni e così via, e le persone che erano fuori tra tutte e 29, che erano sempre costantemente fuori durante gli omicidi, e il risultato sono Pacciani, gli altri erano quasi tutti in carcere. Quindi da qui parte l'inchiesta di Pacciani, perciò è un'inchiesta che parte col piede sbagliato, non tutte le messe nere, tutte i compagni di merenda, sono tutte delle operazioni editoriali che fanno dal primo capo della squadra antimostri, mi pare si chiamasse dottor Campanelli o cosa del genere, fino all'ultimo, Giuttari, i magistrati, scrivono libri dove inventano delle trame che poi processualmente non esistono. La pista del mostro di Firenze si ferma con la pista sarda. C'è una pista sarda, da quel momento sparisce la pistola calibro 22 e da quel momento di mostri di Firenze non se ne troveranno mai. Il mostro di Firenze è uno, l'FBI ha fatto l'identikit, quando gli hanno presentato Pacciani hanno fatto un'annotazione, dice: l'unica cosa certa in questo processo è che il mostro non può essere di statura inferiore a 1,74. Pacciani era 1,61. E allora Vigna, che è una persona diabolica, fa il suo lavoro, è di accusatore. Vigna fece fare una perizia e chiamò dei periti esperti, dei periti che chiamava sempre in procura, che vivevano di perizie con lui, insomma, ecco. E gli disse: fatemi sapere di quanto si è abbassato Pacciani in questi ultimi anni. Non potevano dire che si era abbassato di 20 centimetri. Disse: si è notevolmente abbassato. Io che difesi Pacciani solo in grado d'appello, perché era già condannato all'ergastolo quando io presi la difesa di Pacciani, io andai e mi procurai il foglio matricolare, e Pacciani era 1,61 quando è andato a fare la visita militare, quindi era solo di un centimetro. E i giornali fiorentini sono un fiume in piena, fermati. Un attimo, intanto, perché questo è raccontato anche nel libro, se non nel libro non ve l'accattate, come sempre. Certo, lo dice. Non sto attento. Proprio quello del centimetro dice. Allora, io un regalo che facciamo sempre ai nostri ospiti è la musica di Dario Pierini per 2 minuti. Scusami Dario, che ho... No. E poi continuiamo, perché la serata deve essere bella. Dario. Thank you.
Mancano le due mostre in atto fino a Natale di Fabio Mariani e Giovanni Ingrassia. Sono messi talmente bene i quadri in questa libreria che non si notano niente. Quadri, musica, poesia, tutto insieme. Allora io qui davanti a poche, molte persone faccio una testimonianza, mia nonna siciliana, mia madre siciliana, io siciliano, vorremmo sapere se almeno io, l'unico ancora vivente, riuscirò a sapere se Andreotti c'entra o no. Perché è un uomo che è stato sempre difeso, poi c'è stata la legge, una volta lo difende quello di destra, una volta quello di sinistra. Quindi è una cosa che da quando ero piccolo volevo sapere, mia nonna voleva sapere due cose, se Filippo Baudo durava di più di lei, perché quegli anni che scomparve, Filippo Baudo cercava, non lo riconosceva più nessuno, è scomparso, alcuni anni stava all'aeroporto dicendo io sono Filippo Baudo, era non c'è peggio di una persona famosa quando per un attimo scompare. E mia nonna era preoccupata se scompariva per Cuba, ma la cosa di Andreotti, ti prego, sì, prima che io muoia, sia il mio desiderio. Adesso riprendiamo con Antonella, che credo che abbia delle altre cose su un caso che mi appassiona particolarmente. Sì, ma prima di passare e ritornare sulle cose veramente serie, apriamo una parentesi differente, perché ovviamente il diritto penale poi si estende, no? Su tante situazioni. E
Ad esempio tu sei noto proprio perché sei il difensore della libertà di informazione, del diritto di cronaca e del diritto di critica. E da qui quindi sono scaturite poi tante situazioni curiose, se vogliamo. Quindi non solo sei diventato e sei il difensore di personaggi dello spettacolo e che comunque fanno parte di giornalisti anche, no? Quindi così come di testate giornalistiche. E penso che forse qualche cosa di curioso ci sia da citare, o no? Ti ricordi qualche situazione, qualche caso un po' singolare? Certo. Poi... No, già, nel passato della mia vita professionale io difesi Frigidaire e il male, non so chi di voi può ricordarlo questo. Beh sì, perché non è un bambino. Frigidaire era un giornale veramente fuori da tutto, veramente anticonformista, ed era ostacolato come non mai. Ricordo un processo che è durato un anno, perché su Frigidaire c'era scritto, riportandolo da un opuscolo dell'FBI, i vari modi con cui si poteva uccidere, cioè strangolando, facendo innalzare il livello dell'ascensore a non so che velocità, e abbiamo fatto un processo prima di farvi assolvere per un anno. Il male era molto ostacolato, però poi quando il male ebbe successo, il male addirittura cominciò a guadagnare più dell'Espresso. Io finalmente, che difendevo tutti questi processi, questi giornali gratuitamente, finalmente fui strapagato, perché questo era Vincino, che allora erano ragazzi, oggi sono tutti Vincino, importanti, quale, no? Sì, so che era, sì. Anche Lillo Venezia. Sì, e allora loro, Lillo Venezia, allora loro che guadagnavano tanti soldi, dice, beh, prendi anche tu, approfitta anche tu di questo, quindi fu l'unico giornale che mi pagò. Invece le dure battaglie furono per i siciliani. Quando fu ucciso Fava, il papà dell'attuale deputato, l'attuale deputato era un bambino, un ragazzino, giovanissimo, e ne prese la direzione. E devo dire che furono i processi più difficili che ho fatto nella mia vita. Perché? Perché i siciliani non è che scrivevano, facevano allusioni.